Buongiorno a tutti, io sono sempre di Tornato 88 e questa è una nuova puntata del mio blog. Siga! Dunque, era parecchio tempo che non recensivo un cult, così oggi ho pensato di buttarmi sul cinema italiano e di parlare di una trilogia che, per quanto mi riguarda, ha un significato molto profondo perché mi ha accompagnato in momenti particolari, sia quando ero molto triste e avevo bisogno di ridere, sia quando ero già felice e avevo semplicemente voglia di ridere. Quindi, a livello personale, conta tantissimo per me, ma sono anche grandi capolavori, i primi due soprattutto. Il primo capitolo di questa trilogia è del 1975 per la regia del maestro Mario Monicelli ed è Amici miei. Allora, Amici miei è uno dei miei film preferiti in assoluto, uno di quelli che riguarderei anche una volta al giorno, tre volte al giorno e non mi stancherei mai, perché è semplicemente magnifico e mi provoca anche tantissima nostalgia per diversi motivi. Uno di questi è perché mi ricorda cosa abbiamo prodotto noi in passato con il nostro cinema. Perché in Italia veramente noi avevamo un genere che era fortissimo, che era proprio quello della commedia, la commedia italiana, una commedia che non c'entra niente con quella che troviamo oggi nel nostro paese, una commedia che faceva sì ridere, ma la risata non si fermava lì, la risata andava oltre perché c'erano dei contenuti, c'erano degli spunti di riflessione e oggi pochissimi registi italiani riescono a farlo, forse Carlo Verdone e purtroppo ultimamente non sempre. Per cui è un film che io mi porto veramente nel cuore e tra altre cose l'idea, il soggetto di questo film è di Pietro Germi. Infatti, per rispetto al maestro Pietro Germi, Monicelli e la produzione hanno voluto espressamente lasciare la dicitura all'inizio del film un film di Pietro Germi e poi viene scritto fuori regia di Mario Monicelli. Però il film è attribuito a Pietro Germi. Perché? Perché una volta c'era il rispetto per i colleghi, c'era il rispetto per i maestri. I grandissimi maestri del cinema, sebbene ci fossero anche degli screzi, ma questo è normale, erano comunque molto rispettosi gli uni degli altri. E il fatto di fare una cosa del genere è un grande atto di amore, non solo per un grandissimo regista che ha dato contributo incredibile al nostro cinema, ma anche comunque un rispetto anche delle idee. Voglio dire, l'idea è tua, il soggetto è tuo, anche se ho scritto la sceneggiatura, ho diretto il film rimane tuo, perché il film è soprattutto un'idea. Tu quando crei un film getti un seme. Anche se tu hai dato solo il soggetto, tutto quello che verrà fuori dopo è anche comunque merito della persona che ha dato l'idea generale, per cui è una cosa importantissima e mi fa veramente molto piacere vedere questo rispetto e mi fa dispiacere invece vedere che purtroppo al giorno d'oggi questo rispetto va sempre più perdendosi. Proprio questo film è simbolo dei tempi che sono cambiati ed è, dicevo, una commedia veramente molto intelligente perché è sì un film che fa ridere, ma ci sono anche dei momenti veramente veramente amari ed è questa la grande bellezza. Dunque, è stato diretto da Mario Monicelli e sceneggiato insieme al regista da un trio che all'epoca era molto attivo, che era quello Pinelli, De Bernardi e Benvenuti, che è appunto un trio di sceneggiatori, soprattutto di commedie, che era veramente prolifico e fantastico. E questo mi ricorda ancora come una volta la commedia fosse sostenuta da queste menti geniali, perché oggi ci si chiede, ma perché nel cinema italiano la commedia è, tra virgolette, morto? Perché non c'è più quella verve, quella spinta che trovavamo qualche decennio fa? Semplicemente perché sono cambiate le menti e la mentalità, e non ci sono più sceneggiatori forti come una volta. Una volta avevamo il trio De Bernardi, Benvenuti, Pinelli, Age Scarpelli e altri, e adesso non ci sono più menti così geniali che sfornano diversi film all'anno e che nella loro carriera hanno totalizzato una quantità di film di cui ho scritto la sceneggiatura impressionante. Non è più così, e se ci sono, sono sceneggiatori che si fossilizzano sempre sulle stesse cose. Guardate Fausto Brizzi. Fausto Brizzi è un bravo sceneggiatore che si vende per la comicità spicciola. Infatti, la gran parte dei cinepanettoni degli ultimi anni ha sceneggiati lui. E poi su Fausto Brizzi ci tornerò verso la fine della recensione perché mi ha fatto un po' incazzare, ma questo è un discorso che devo fare dopo. Comunque sia, il film, come molti di voi sapranno, si incentra sulla storia, tra virgolette, di questi cinque amici, che all'inizio sono quattro, poi diventano cinque, interpretati da grandi attori, uno su tutti Ugo Tognazzi, che all'epoca era, diciamo, il più famoso, non che gli altri fossero poco conosciuti, però sicuramente Ugo Tognazzi all'epoca era proprio quello più di traino, e infatti all'inizio del film viene scritto fuori Ugo Tognazzi in
E poi Amici miei, e poi vengono fuori i nomi degli altri attori. Ugo Tognazzi interpreta il conte Mascetti, che è un personaggio molto tipico dell'attore, perché comunque Tognazzi è uno di quegli attori molto bravi, ma che purtroppo venivano sempre incastrati in un tipo di ruolo. Lui faceva sempre il donnaiolo, quello un po' bastardo ma simpatico. È un peccato perché Tognazzi comunque è un grande attore, ha fatto anche un sacco di altre cose, per amor del cielo, però moltissime persone lo identificano in quello, e a me spiace, perché comunque è un po' un peccato quando un attore molto bravo viene un po' incastrato in un ruolo. Sappiamo, è successo ad esempio a DiCaprio, come dicevo, due volte. All'inizio era Jack del Titanic, poi ha smesso di essere Jack del Titanic e è diventato quello tenebroso con la storia straziante alle spalle, però comunque non, ciò non toglie che sono bravissimi attori. E qui il Mascetti è simpaticissimo, un personaggio molto interessante, perché è sì spiantato, sì disperato, però non chiede mai niente. Gli amici lo aiutano, ma lui non chiede mai. Lui lo considera, quando lo aiutano, lo considera appunto un tributo d'amicizia, ma non lo considera un mi state facendo le mosse, perché è un personaggio di classe. Se c'è una cosa che si deve dire di Tognazzi è che era una persona con una grande classe. Qualunque ruolo lui lo interpretasse e lui interpretasse, lo faceva con una classe innata, nei movimenti, nel modo di parlare, nell'espressione facciale. Tognazzi era un attore completo, un attore incredibile, uno dei migliori che abbiamo mai avuto l'onore di avere nel nostro cinema. Ma anche anche i compagni che gli hanno affiancato non sono da meno, perché abbiamo un grandissimo Philippe Noiret, sapete, attore francese che ha lavorato spesso in Italia, che qui interpreta il Perozzi, il giornalista a cui è affidata la narrazione del primo film, no? Che tra altre cose, essendo lui francese, veniva doppiato nel primo film da Renzo Montagnani. Renzo Montagnani, attore, grande caratterista, che viene ricordato un po' per le commedie sexy anni 70, ma io me lo ricorderò sempre per questa saga, perché poi lui avrebbe preso il posto di Duilio del Prete a partire dal secondo film. Comunque sia, qui è solo in veste di doppiatore e tante cose, una voce molto caratteristica, una voce molto calda, adattissima al volto di Philippe Noiret. Anche qui il Perozzi, un personaggio molto simpatico, meno particolare del Mascetti, un po' più tipico, ma comunque molto simpatico. Poi abbiamo appunto il Necchi, che è l'host, interpretato da Duilio del Prete, che avrebbe poi abbandonato il personaggio per dedicarsi anche alla carriera di cantante. Abbiamo quello che è il mio preferito, che è l'architetto, il Rambaldo, che è per l'appunto interpretato da Gaston Moschin, grandissimo attore teatrale, che tra le altre cose di questo quintetto è l'unico ancora vivente, se non erro, a meno che non mi sia perso, spero di no, la sua dipartita, ma non credo, mi pare sia ancora vivo. E poi abbiamo Adolfo Celi. Anche lui, grandissimo attore. Qua è uno dei personaggi più, non dico particolari, ma è uno dei personaggi... quello forse più divertente, perché è sempre impassibile, no? Lui non lo vediamo quasi mai ridere, tutti li vedi ridere, lui lo vedi ridere raramente, forse nel terzo, ma è sempre impettito, no? Perché lui è il grande luminare della medicina, no? Quindi lui è sempre impettito, sempre anche lui molto di classe, ricchissimo, uno che non è troppo campanilistico, cioè nel senso, gli altri si vantano delle proprie conquiste amorose, lui no, lui si porta in giro le belle donne, ma non è che se ne vanta, lo fa vedere e basta. Quindi sono dei personaggi molto particolari, e il film si struttura episodi nel senso che vediamo delle storie estrapolate dalla loro vita, in cui fanno le cosiddette zingarate, ovvero a un certo punto prendono e vanno dove li porta il cuore, cantando arie d'opera, facendo degli scherzi che sono fantastici. Perché questo film è un grande tributo alla toscanità e alla comicità tipica dei toscani. Allora, non è che voglio non è questione di stereotipi, è questione che effettivamente proprio regionalmente i toscani hanno molto la comicità del sangue, e questo è innegabile anche proprio nel loro modo di dire, nel loro modo di parlare. C'è proprio la comicità, la voglia di scherzare, la voglia di ridere, e questo film perpetua una idea di amicizia che è assoluta. Io non ho mai visto nessun altro film in cui l'amicizia trasparisse in maniera così pura, perché in questo film vediamo tutte le condizioni in cui può sopravvivere o naufragare un'amicizia. Cioè, noi vediamo la loro amicizia passare attraverso tutto, perché li vediamo litigare, li vediamo tradirsi a vicenda, addirittura uno di loro muore, ma e anche in questa situazione vediamo come si comportano. Questa è la cosa più bella, la cosa che mi piace di più. L'amicizia più pura nel senso del termine, un'amicizia anche molto virile, nel senso che non è quell'amicizia sdolcinata, è un'amicizia anche cruda a volte, ma è un'amicizia vera, ed è un'amicizia, tra altre cose, molto maschilista, molto misogina, perché questo è un film molto misogino, nel senso
Cosa intendo per misoginia? La figura femminile c'è, ce ne sono due in particolare. Una è quella interpretata da Milena Vukotic, che è... Beh, Milena Vukotic penso la conoscerete tutti. Ecco, tra le altre cose, lei è una grandissima attrice che ha lavorato con Monicelli, ha lavorato con Fellini, ha lavorato con alcuni tra i più grandi registi italiani, non solo italiani, comunque Monicelli e Fellini sono registi italiani che però si sono fatti conoscere anche all'estero e sono tra i migliori, tra i più grandi registi del passato, proprio in generale, non solo per l'Italia. E purtroppo tutti se la ricorderanno sempre come la signora Pina, nonostante lei non sia la prima signora Pina, perché se non erro per il primo e mi pare anche il secondo film la signora Pina è interpretata da Lupo Sisio. Lupo Sisio è quella che fino a un anno fa era la voce di Marge Simpson, adesso poi per motivi di contratti ha deciso di rifiutare il ruolo, ma non mi metto a parlare di nuovo di Marge Simpson, se no facciamo notte. Comunque sia, nonostante lei non sia stata la prima signora Pina, la signora Pina più riconoscibile, lo stesso Paolo Villaggio dice tuttora che non si perdonerà mai per quello che ha fatto Milena Vukotic, perché l'ha incastrata in un ruolo da cui non uscirà più purtroppo fino alla morte, nonostante lei sia una grandissima attrice non solo di cinema ma anche di teatro, e qui lo dimostra perché è un personaggio particolare, sembra tutta buona, poi all'improvviso diventa nerotica, pazza, è un personaggio incredibile che lei interpreta con magistrale bravura, e che anche qui è un personaggio molto passivo, una figura femminile che è utile solo per farci ridere, per far vedere il calvario che il Mascetti, perché lei è la moglie del Mascetti, le fa passare. Poi abbiamo invece la moglie del Perozzi, una donna austera, anche abbastanza cattiva, vedremo perché, perché comunque è incattivita da quello che le ha fatto il marito nel secondo film, che si parla in flashback. E la cosa che fa riflettere è che nonostante lei ne abbia ben d'onda, perché il marito comunque è un po' uno stronzo, è un bambinone che la tradisce, che non prende niente sul serio, lascia sempre col figlio, non gli piace neanche il figlio, eccetera eccetera, però noi la vediamo cattiva, imbastardita, e pensiamo lei è la cattiva, perché quando Perozzi è sul letto di morte la vediamo arrivare lì e dire una frase tremenda che dice ma lei non versa, gli dicono, ma lei non versa neanche una lacrima. E perché? Alla fine chi era? Niente, non è mai stato niente. Una cosa terribile da dire all'ex marito appena morto, cioè annullare l'individualità della persona è tremendo, cioè voglio dire, è una cosa bruttissima. E noi diciamo che stronza, però dici, ne aveva magari ben d'onda dall'essere così incattivita con una persona del genere, però i personaggi ci stanno talmente simpatici che alla fine tu arrivi a prendere simpatia. Questo che intendo per misoginia, che l'acqua al mulino viene tirata dalla loro parte, no? Questa amicizia molto maschilista che forma una sorta di club in cui le donne servono solo per procurarsi piacere, per avere una sorta di sicurezza domestica, è una cosa abbastanza tremenda, ma la possiamo comprendere perché comunque è un film che vuole essere un film maschile. Tra altre cose è anche una ripresa di quello che fece Leone con i suoi spaghetti western. Leone con gli spaghetti western aveva ridotto la figura femminile a una comparsa. Se nel western classico c'erano ad esempio, non so, basti pensare a film come Ombre Rosse di John Ford, c'era magari la donna, l'ex prostituta che deve essere salvata, così il cowboy può costruirsi una vita con lei. Sì, il western è un genere molto maschile, molto tra virgolette diciamo maschilista, ma non è che il western sia maschilista, un momento. Nel western la figura femminile è una figura fragile che va salvata, eccetera eccetera, ma non è misogino. Western in western non è, io non lo trovo misogino, può dire forse maschilista, ma misogino è una cosa un po' diversa. La misoginia invece è questa, la misoginia è una sorta di, cioè vedi la figura femminile la vai a compatire, addirittura la vai quasi ad odiare, cioè la vedi proprio che loro, le donne, non le sopportano in un certo senso, capito? Sono molto quasi incattiviti con le donne in un certo senso. Anche lo scherzo che fa all'inizio del secondo film Adolfo Celi al personaggio di Alessandro Haber, il fatto di far credere a un uomo che appena ha perso la moglie che la moglie fosse una traditrice che lo tradiva con lui, ecco, è cattiva come cosa, cioè ma perché devi infangare la memoria di una donna morta? Questa è la misoginia. E quello del western invece è un qualcosa di diverso, io non lo chiamerei neanche maschilismo, è una cosa un po' particolare, è un discorso che richiederebbe anche parecchio tempo. Comunque vogliamo chiamarlo maschilismo, ma non misoginia. Misoginia è un'altra cosa. Per cui è questo il discorso. E mi piace appunto la struttura episodi, perché non è, cioè, nel senso, i film episodi bisogna saperlo fare. Adesso i film episodi che fanno magari ultimamente, secondo me, sono sciabbi, perché non riescono a concentrare in un episodio da magari 25-30 minuti quello che riuscivano a concentrare Benvenuti De Bernardi, Pinelli o Age Scarpelli in film come Amici miei o I mostri, i nuovi mostri. Cioè, capito? In pochi minuti riuscivano a condensare una storia che ti desse uno spunto di riflessione, che ti desse una morale. Ed era una cosa che a me personalmente piaceva veramente tantissimo. Cioè, tra i vari scherzi e la storia che ci sono,
nel primo film spicca quella del pensionato. Il pensionato che li trova nel bar, che quindi si mangia un sacco di brioche, e a un certo punto loro fanno finta di essere una gang mafiosa, e quindi lui, che è questo personaggio avido, decide di voler entrare. Allora loro fanno finta di essere mafiosi, di iniziarlo, e ci sono, allora io non le voglio chiamare gag, le chiamerei piuttosto delle goliardate, perché quello che vediamo sono degli scherzi, ok, molto goliardici, no? Alcuni sono addirittura assurdi, però sono veramente fantastici. Allora, la cosa bella è che hanno il gusto della teatralità. Monicelli ha imbastito un film molto teatrale, perché sia per la recitazione che per l'imbastimento delle varie scene è molto teatrale. Questa cosa, l'impianto del film mi piace veramente tanto. La regia, vabbè, non parliamo, è fantastica. Monicelli, con questi piani sequenza fantastici, anche le scene a camera fissa diventano delle piccole perle con Monicelli. E dicevo, il pensionato Righi è interpretato da Bernard Blier, attore francese che, come Noiré, fu molto attivo in Italia, lavorò spesso con Monicelli anche nella Grande Guerra, per esempio. E una cosa che mi piace molto di Bernard Blier è che aveva questi occhi spalancati, questa faccia quasi antipatica, però risultava poi simpaticissimo per le cose che diceva. Lui poi è stato doppiato, ma era un personaggio veramente simpatico. E la cosa bella di Amici Miei è che spiccano appunto questi attori caratteristici che sono di contorno, no? È così nel primo film con appunto, per quanto riguarda Bernard Blier. Ma poi passiamo a nel 1982, quindi 7 anni dopo, Amici Miei parte secondo. Uno dice: perché fare un seguito? Voglio dire, è già stato detto tutto nel primo film. Ecco, io credo che Amici Miei parte seconda sia uno di quei pochissimi casi in cui il secondo film è di gran lunga migliore del primo. Il primo non è male, il primo getta le basi per una struttura filmica molto funzionante, quindi vediamo le varie storie, vediamo il Mascetti con l'amante, vediamo la storia appunto di Righi, ci sono un po' di storie che non sono male, ma il secondo me porta in scena le burle, gli scherzi e anche quell'amarezza, ecco, è da lì che c'è proprio quell'amarezza fantastica, come il primo non faceva. Nel primo sì, c'erano dei momenti di amarezza, ad esempio quando vediamo il Mascetti che ammette di essere uno spiantato, ci sono dei momenti anche abbastanza commoventi, però per lo più era un film molto goliardico. È il secondo a essere veramente molto amaro, il momento dell'alluvione, ma anche e soprattutto, per esempio nel primo c'era il momento della morte del Perozzi, che era un momento amarissimo. Gli idea, abbiamo visto loro scherzare e ridere per tutto il tempo, e poi li vediamo come tristi perché è appena morto uno, il personaggio che stava raccontando tutto, e tu dici: ma porca miseria, ma cosa sto guardando, una commedia o sto guardando un film comunque serio? Perché comunque sa essere serio, cioè questa era la grandezza, la commedia che sa anche guardarsi in faccia un momento, guardarsi allo specchio. Ma quello che più mi è piaciuto del primo film è anche la scena degli autoscontri, in cui loro a un certo punto dicono: sì, però io sarei un po' stanco. Capiscono che hanno comunque un'età, che possono ridere e scherzare, ma hanno un'età e si sentono stanchi. Cioè tu li vedi, questi uomini maturi, che cercano di fare ragazzini, ma non perché hanno paura di invecchiare, ma perché loro si sentono ragazzini, però sono stanchi in realtà. E nel secondo film viene raccontata appunto un po', cioè il Philippe Noiré c'è ancora, perché anche se è morto il suo personaggio lo rivediamo in alcuni flashback, ma ci sono dei momenti appunto come quello dell'alluvione, oppure quello un po' finale in cui il Mascetti ha l'ictus, che sono molto amari, perché addirittura la loro amicizia ha passato la morte di uno di loro, passa la quasi morte di un altro, e vedi che le cose stanno cambiando, che loro stanno invecchiando, e vedi che loro sono anche cinici nell'affrontare la sua malattia. Gli ha regalato il casolare, gli ha regalato questo, gli ha regalato quello, però lo stesso un po' lo sfottano. Perché? Perché è l'unico modo che hanno per volersi bene. E devo essere sincero, il modo, cioè guardate la scena, il Mascetti ha l'ictus, loro stanno ridendo e scherzando, c'è il Adolfo Cea che dice: ma Mascetti, perché parlavano del fatto, ma voi cosa fareste se mi rapissero, pagareste le scatole? Lo dico: ma no, figurati, io pochi soldi, non posso. Lui se ne va finto offeso, poi ha l'ictus, arrivano gli amici, e Adolfo Cea dice: ma dai Mascetti, se mi mandassero la tua fava tagliata in una scatola, io venderei la clinica e pagherei il riscatto. A un certo punto lo vede svenuto, dà la risata, diventa serio e dice: stendetelo. Cioè da qui proprio dalla risata passi alla tragedia. È una cosa che solo sceneggiatori come De Bernardi, Benvenuti Pinelli e un regista come Monicelli riescono a darti. È un qualcosa che secondo me adesso si trova difficilmente. È l'amarezza, è il riuscire a sradicare lo spettatore dal momento di ironia, dal momento di goliardia, e fargli dire: sì, però c'è anche questo. La vita è risata, ma è soprattutto questo. E allora ci rimane di merda. È la stessa cosa che faceva Verdone, cioè ad esempio guardate solo il finale di Un sacco bello. Il finale di Un sacco bello è atroce, con il personaggio, no, adesso mi ricordo come si chiama, quello che va tutto così, che
praticamente lui gli cade l'olio, si spacca tutto, c'è uno che ride alla finestra e fa ridi, ridi, ma vorrei vedere te affrontare sempre la vita con mia madre. E lo vediamo con queste borse pesanti da spesa andare, così camminare verso questa salita sotto il sole, e tu dici, mamma mia, ma che finale, un finale, cioè proprio affaticato, un finale che ti fa pensare, porca puttana, ma che cacchio, bruttissimo, cioè nel senso, un finale amaro, è così che era la commedia una volta. Verdone un po' ha perso quella verve, ma ogni tanto la ritrova. Il finale, ad esempio, di Posto in piedi in paradiso non è tanto da meno, no? Verdone è uno che appunto questa visione della commedia ce l'ha ancora, non sempre riesce a perpetuarla, ma ce l'ha. Comunque sia, nel secondo film la struttura è sempre quella, ma io l'ho trovato migliore, nonostante ci siano delle incongruenze abbastanza pesanti a livello temporale. Ad esempio, noi notiamo che il Mascetti nel secondo film c'è un flashback, lui vive già nello scantinato quando la bambina Melisende è piccolina, ma nel primo film fa vedere che gli amici gli hanno regalato l'affitto dello scantinato, come dice lui con i comparti alla giapponese, dello scantinato, ma la bambina era già grande. Quindi c'è anche la scuola del figlio Luciano. Quando nel secondo film fa vedere il flashback col figlio del Perozzi, il Lucianino, che è piccolo, non tornano rispetto a quando lo vediamo nel primo adulto. Quindi hanno fatto una pasticciata un po' con la continuità temporale, ma non ci importa, perché non è quello il punto. La continuità temporale, la trama, eccetera, sono solo un pretesto per presentarci i personaggi, presentarci la loro visione della vita e presentarci poi tutto quello che sarà il loro modo di approcciarsi a ciascuno, gli uni con gli altri, eccetera, eccetera. È questo quello che conta. La regia, secondo me, è anche migliorata nel secondo capitolo, ma soprattutto sono migliorate le battute, sono migliorate le storielle. Quella più bella, secondo me, è quella, a mio parere, dello strozzino Sabino, quando il Mascetti fa il righettino, cioè si indebita tantissimo per una donna per la portarla in albergo e far finta di essere ancora un conte con tantissimi soldi, eccetera, eccetera, e scopriamo poi che si è indebitato con uno strozzino per poter pagare tutti i conti, e loro cercano di imbonire questo strozzino prima di minacciarlo, ma siccome lo so duro non ce la fanno, e allora poi sono costretti a fargli dei favori, e questo qui se ne approfitta. Lo strozzino, il signor Sabino Capogreco, è interpretato da un magnifico Paolo Stoppa. Paolo Stoppa ve lo ricorderete tutti perché ha interpretato il Papa in Il Marchese del Grillo, altro grande film di Monicelli. Paolo Stoppa, grandissimo attore di cinema e di teatro, che qui interpreta un personaggio fantastico. Ripeto, questo film è un omaggio ai toscani, alla toscanità e a Firenze, alla voglia di divertirsi, all'amicizia, e quella scena lì, quella storia lì è fantastica, no? Con questo strozzino, con un personaggio proprio antipatico, ma è fantastico vedere come loro lo utilizzano come burattino, no? Gli fanno fare quello che vogliono, lui crede a tutto, perché è un po' ipocondriaco, perché è un personaggio incattivito che non riesce a capire quando la gente lo prende per il culo, ed è semplicemente fantastico. Nel secondo film poi scopriamo anche alcuni background dei personaggi, però comunque è un film semplicemente grandioso, anche ricorda anche l'alluvione che ci fu negli anni 60, se non sbaglio, a Firenze, quando strabocò l'Arno. È famosa la scena del Mascetti che va in strada a controllare tutti gli abitanti del palazzo sul balcone e fa: allora, sono Mascetti, com'è la situazione? No, qui siamo su un dosso, l'acqua non può passare. A lei di passare arriva questo muro d'acqua, c'è lui che scappa e fa veramente morire da ridere. E poi la scena dopo, nonostante sia tragica, vediamo le vere immagini dell'alluvione, ci sono loro così, vediamo tutti sconsolati con il Mascetti che ha i pantaloni al polpaccio, e tutti dicono: io ho perso questo, ho perso quello. Fa: meno male Mascetti che tu non lo vedi niente a perdere. Fa: come non lo vedi niente a perdere? Si sono stretti tutti i calzoni, questo qui lo vediamo spiantato che già non aveva niente, più adesso c'è pure il calzone al polpaccio perché si sono ristretti. E anche lì sono battute veramente divertenti. E ad esempio una cosa che mi piace del secondo film è che quando, scena esilarante, il Necchi, che qui è interpretato da Renzo Montagnani, ricordo che secondo me è ancora più azzeccato di Duilio del Prete, perché Duilio del Prete era più anche lui di classe, Montagnani no, Montagnani non aveva classe, ma Montagnani era un grande caratterista che ha saputo interpretare un personaggio molto divertente e goliardico, secondo me diversissimo rispetto al Necchi del primo film, ma secondo me è molto più adatto, senza non togliere a Duilio del Prete, ma secondo me per questo personaggio era più adatto Renzo Montagnani, proprio come fisionomia, sicuramente meno bell'uomo, ma anche come modo di fare, molto più goliardico, molto più gigione, molto più simpatico. Quindi qui, essendoci Renzo Montagnani come attore, la voce di Noiré è doppiata appunto da Pino Locchi, doppiatore storico di Terence Hill, se vi ricordate. Comunque sia, per appunto, la scena appunto del Necchi che scopre il tradimento della moglie, quando punisce quello con cui l'ha tradito, lui al ristorante gli porta questa minestra, gli fa: offre la casa, questo la mangia e fa: ma è un po' aspra. E lui: è certo, perché ci ho pisciato dentro. Ora, se fosse stato un film di adesso, avrebbero fatto vedere lui che piscia dentro la zuppa.
ma questo non lo fanno. Non lo fanno perché è vero che è volgare, perché comunque questo film è volgare, perché la goliardia è volgare di per sé. La goliardia è una comicità molto fisica, una comicità spicciola, basata su... cioè è una comicità molto prozza, ma che comunque viene trasposta nel film in maniera molto raffinata. Poi vogliamo dimenticare la supercazzola. La supercazzola in sé non è che sia qualcosa di geniale, ma come veniva fatta la Tognazzi, che riusciva a tirare scemi tutte le persone, scemi tutte le persone che incontrava. Allora qui è un'altra cosa, cioè qui la supercazzola diventa una supercazzola, non è il asradadino, cioè non, così è rozza, ma come la faceva il Mascetti era, scusi, mi prematura la supercazzola, mi prematura la supercazzola, va, e lo vede il dito? Lo vede che stuzzica? Quella è la supercazzola, non la pernacchiona o il ciupa, quello è rozzo, questo no, la goliardia messa in un modo raffinato. Comunque sia, il secondo film per l'appunto è un film molto più raffinato, molto più maturo e consapevole rispetto al primo, loro sono anche più invecchiati, quindi l'effetto di malinconia è ancora più accentuato, ma molto più accentuato. Poi passiamo però al terzo film. Che cosa succede nel terzo film? Succede una cosa abbastanza, cioè, che per quanto mi riguarda è quello che non rende il terzo film un capolavoro con gli altri due. Cambia la regia, Monicelli dice: io ho detto tutto quello che dovevo dire su Amici miei, per cui amici miei, atto terzo io non lo faccio. Allora, sempre De Bernardi, Pinelli e benvenuti alla sceneggiatura, insieme al nuovo regista che è Nanni Loi, bravo regista, che però è l'esportatore della Candy Camera in Italia. E quindi, all'improvviso, tutte le goliardate dei tre amici che sono invecchiati in maniera spaventosa, e tra le altre cose, il film dell'85, il secondo film dell'82, in tre anni sono invecchiati in una maniera pazzesca. Cioè, siamo passati 20 anni, sono invecchiati in maniera allucinante. Già questo dovrebbe farti aumentare il senso di malinconia, secondo me invece no. Perché innanzitutto cambia eccessivamente la fotografia. Non sono più un po' cupi di fotografia, ma sono troppo è troppo luminoso come film. E non mi piace, cioè si vede proprio il cambio di regia in maniera eccessiva. Nanni Loi è bravo, ma dicevo, l'esportatore della Candy Camera in Italia, tutte le goliardate diventano delle piccole Candy Camera. Quando spostano la macchina per stringere, allargare il parcheggio al tizio che sta parcheggiando, quando sparano i premi di porcellana nel baracchino della Luna Park anziché sparare ai bersagli, quando fanno lo scherzo della televisione nella casa di riposo, cioè... Non è più divertente, cioè è un film di medio-basso livello, non c'entra più niente. Il punto è questo: i sceneggiatori sono gli stessi, ma sono stati fortemente influenzati dal cambio di regista, che era anche lui sceneggiatore, e quindi arriva Nanni Loi, se ne va via Monicelli, e succede che Amici miei, atto terzo non è divertente come gli altri. Qualche risata la strappa, ma non troppo. Poi il finale non è, secondo me, abbastanza malinconico, anzi è un finale troppo positivo. Il finale avrebbe dovuto essere molto, ma molto più cupo, non dico triste, però almeno cupo. C'è molta meno malinconia, molto meno mordente, e poi soprattutto le gag, non le chiamo gag, ma non sono proprio gag. Anzi, appunto è questo, aspetta, qui diventano gag. È nel terzo film che diventano gag. Non sono più solo goliardate, ma diventano proprio delle gag anche abbastanza puerili. Gli attori mi sembrano molto più stanchi, perché comunque giustamente sono invecchiati, però c'è una storiella, che è quella con il signor Lenzi, in cui anche qui è un po' tirata per i capelli, perché si sconfina nell'esotismo, insomma. E c'è questo personaggio che gli fa credere che può ingiovanire, che è interpretato ancora da Bernard Blier, che però non interpreta più Righi, ma interpreta il signor Lenzi. Il terzo film, insomma, non è bello come gli altri, io lo considero un Amici miei atto terzo, ma insomma, perché comunque il secondo era più bello del primo, e capita raramente. Ad esempio, Una notte a Leoni 2, per dire, non è più bello del primo. Fa ridere, ma non è più bello, per dire, no? Perché solitamente quando fanno i seguiti si tende a ricalcare il primo. Infatti, Una notte a Leoni 2, se tu non hai visto il primo, come diceva un mio amico, ridi tantissimo. Perché? Perché si ricalca sul primo, quindi non è né più bello né più brutto del primo. Sono allo stesso livello, perché sono lo stesso film, ma in un'ambientazione diversa. Per cui vedere un film come Amici miei atto secondo più bello Amici miei atto primo è una cosa abbastanza incredibile. Questo succede raramente, purtroppo, soprattutto ultimamente non succede mai. E poi che cosa succede? Parlavo di Amici miei atto terzo, non è più tanto bello, io per affetto lo apprezzo lo stesso, però mi rendo conto che non ha senso. Io considero dei veri Amici miei solo i primi due. E poi cosa succede? Nel 2011 il signor Neri Parenti gira, come ho già recensito, Amici miei come tutto ebbe inizio. Ora, il fatto di nel 2011 prendere un film su un brand storico e rimetterlo lì solo perché Cinepanettone non vendono più, quindi cercare di trasportare la comicità da Cinepanettone su un film che è stato creato da un grande maestro del cinema italiano, che all'epoca ancora non era morto, se non erro, e farlo solo per fare soldi e fare un prequel con attori che non sono assolutamente a livello, con una sceneggiatura che, nonostante ci sia, se non sbaglio, dovrebbe esserci Benvenuti, io mi chiedo Benvenuti cosa cazzo gli
è venuto in mente di prendere parte a quello scempio. Sono benvenuti Brizzi, Martani e parenti alla regia. Quello secondo me è mancanza di rispetto. Nel primo film hanno messo un film di Pietro Germi per rispettare un grande maestro che era deceduto prima del tempo. Nell'ultimo film, quello del 2011, cosa fanno questi stronzi? Vanno a prendere un brand e lo massacrano. Ovviamente questo è non avere rispetto né per il pubblico, né per il cinema italiano, né per chi ha contribuito a fondare, a creare, a costruire il cinema italiano. È una schifezza. Fausto Brizzi, ecco, lo dicevo prima, si è messo a sceneggiare quella roba lì, una sceneggiatura disgustosa. E perché ho letto la cosa della minestra, del fatto che non fa vedere che ci piscia dentro? Perché qui c'è una scena in questo Amici Miei, come tutto abbia inizio, che io non considero un Amici Miei, in cui a De Sica, per curarlo, gli dico: bisogna, dicono ai celusici, bisogna fargli bere l'urina, e fanno vedere proprio l'urina che scende nella gola di De Sica. Vedete qual è la differenza? Due battute sull'urina, una raffinatissima che fa ridere, l'altra no, perché si vede il piscio che gli va in gola. Io ho già recensito quel film, quindi non voglio incazzarmi troppo qui, però ragazzi, il cinema italiano sta morendo, questo lo dico sempre. C'è qualcosa che possiamo fare? Magari smettere di guardare certi film. Dico solo che quando si arriva a massacrare un film così bello come quello, allora vuol dire che c'è veramente qualcosa che non va più, qualcosa che non va veramente più, qualcosa è morto, qualcosa si è spento nella mente dei produttori e dei registi. Non c'è più quel qualcosa. Poi voglio dire, la cosa importantissima, gli Amici Miei, era la musica, loro che cantavano "è la figlia dell'amore", vi ricordate? Cioè, lasciate stare che una voce di merda, però quando fa... E poi voglio dire, anche una delle scene più belle del secondo film è il Vaffanzoom, quando fanno i cinque madrigalisti moderni al concorso Canoro di Pistoia, che fanno "ma Vaffanzoom, zoom, 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 zoom", che c'è quella scena fantastica in cui sono davanti ai cardinali e vescovi e canta quella canzone "oh bucaiola, tu mi tradisci, tu dici vengo, invece tu pisci, ma Vaffanzoom", cioè, lì è fantastica, cioè, è un qualcosa di meraviglioso, quando fa "chi chiama tromba, se si tromba, chi tromba chiama, se si chiama", cioè, lì è fantastico, veramente, è una delle scene più divertenti dei film in generale che io abbia mai visto. E la musica è un fattore molto importante. Nel prequel l'hanno tolto completamente, perché chi cazzo se ne frega, hanno messo battute solite sul piscio, le scoregge, eccetera eccetera, come se fosse un cinepanettone. Io voglio dire, almeno mantieni i tratti distintivi del tutto. Invece no, io dico che Amici Miei, i primi due almeno, sono dei grandi capolavori. Anche questa cosa che dicevo adesso della musica è semplicemente fantastica, il mettere gli amici che sono uniti anche dalle donne, per come diciamo, come motivo di vanto, se vogliamo, perché c'è sempre quella misoginia che li comanda, dal fatto della musica, no? Che è una cosa fantastica. Anche la colonna sonora è molto malinconica, no? Con quei violini, anche a volte anche con la fisarmonica. È un film molto malinconico che sa però anche far ridere. Ora, ho sprocchiato tantissimo perché 32 minuti di recensione sono abbastanza. Vi chiedo scusa se vi sono sembrato un po' sotto tono, ma ho la febbre, infatti sto sudando come un muflone albino, quindi vi chiedo scusa anche se magari il discorso a un certo punto vi sembra aver perso in coerenza, ma nella mia testa aveva tutto un senso, però quello che ha senso nella mia testa non necessariamente deve averlo per le persone normali. Quindi io credo di aver esaurito, spero abbastanza, l'argomento, anche se ci vorrebbe una recensione di 16 ore, perché Monicelli, Amici Miei, sono un argomento cinematografico molto complesso che si meriterebbero veramente un discorso di almeno 15, 16, 17 ore. Comunque io vi chiedo scusa per avermi ammorbato, spero di aver detto dopo, noi ci vediamo al prossimo vlog, ciao a tutti.